Grazie. Mi stai aspettando da casa strana chissà stasera. Sì, assolutamente, l'avevamo detto alla vigilia. Non è prima a caso, è una squadra forte che gioca anche bene a calcio, quindi mi aspettavo la casettana che abbiamo trovato. Mister Barisic, gli ultimi minuti ha fatto 2-3 tiri, forse potrebbe essere inserito in prima. Sì, forse sì, ma sì. Forse è un salvezza di direzionare un po' con la squadra Ma dispiace perdere perché eravamo imbattuti, però assolutamente questa sconfitta non cambia niente da un punto di vista di quello che ci eravamo prefissati. Noi sappiamo benissimo qual è il nostro obiettivo e quindi come abbiamo subito accantonato e dimenticato le vittorie, cancelliamo questa sconfitta e ci ripreparamo per ripartire la prossima partita. Cos'è proprio di noi andato nella partita di oggi? Ma io penso che la differenza in questa partita sia stata che la Casertana, nelle occasioni che ha creato, è riuscita a far gol, e noi nelle occasioni che abbiamo creato non siamo riusciti a far gol. Non c'è uno spazio disponibile, però volevo sapere se ha avuto l'impressione che lei, che Khalil, magari soprattutto quando c'è da attaccare, deve sostenere il reparto, faccia un po' di fatica da prima quinta, non No, 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 io ripeto quello che ho sempre detto, Khalil può tranquillamente ricoprire tutti i tre ruoli d'attacco. No, ti chiedo, quando detto la Casertana uno predomina, ha avuto forse difficoltà ad uscire anche da subito, che vorrebbe apprestare, no? E poi la squadra probabilmente era troppo lunga come ha Sì, le squadre erano lunghe tutte e due, ma perché sono due squadre che si sono affrontate a viso aperto, senza tatticismi. Tutte e due le squadre volevano vincere. Io penso che sia stata anche una bella partita. Ripeto, la differenza in questa partita sta che loro le occasioni da rete le hanno concretizzate e noi no, perché il primo tempo penso che abbiamo avuto insomma le stesse occasioni da gol, la differenza è quella. A un certo punto stava cambiando qualcuno che ha fatto riscaldare l'uomo, c'era qualcuno che stava male, no. E poi le chiedo, a livello quali altri ha cercato di giocare con 4 punti, ho visto forse la prima volta che lo fa. Sì, è la prima volta perché insomma un quarto d'ora dalla fine volevamo provare insomma a far gol e quindi ho deciso insomma di inserire un attaccante e di togliere un centrocampista. Lei si arrabbia molto sugli errori, no? Ma i due gol nascono anche dai errori, perché c'è una mancata chiusura sul primo, portiere non so, vorrei rivedere. Sul secondo c'è un contrasto verso il portiere che esce e resta forse a metà. Cose che avete trovato in allenamento che non riescono così come partita. Lei ha cambiato queste cose, le rivede, No, io quando i miei giocatori danno tutto quello che hanno, come hanno fatto oggi, non mi arrabbio. È normale che si lavora sugli errori, si cerca di correggere gli errori per far sì che non si ripetano, però poi quando uno dà tutto quello che ha, io non ho niente da dire, e oggi i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano fino al 95esimo. No, ti preoccupare. Vieni, ho visto. La prossima con Martina,
rappresenta il ritorno a casa, ma anche un'occasione per continuare il percorso, considerando che insomma, finora Catania ha sorpreso, no? Quindi c'è la possibilità, lavorando la settimana, di potersi riprendere tutti questi. Adesso, come ho detto prima, dobbiamo, come abbiamo fatto con i sei risultati utili, siamo stati bravi a metterli da parte. Adesso mettiamo da parte questa sconfitta ed è normale che ripartiamo per farci trovare pronti poi per la prossima partita. I tifosi penso che non ci siano più parole, sono, anche oggi sono stati encomiabili e infatti mi dispiace soprattutto per loro, anche per loro, perché dispiace anche per i miei ragazzi. Volevamo regalargli un risultato positivo e non ci siamo riusciti, però ripeto, quando la mia squadra è in campo da tutto quello che ha fino all'ultima goccia di sudore, io non ho assolutamente niente da dire. Mi deve aiutare perché io la classifica onestamente non la guardo. Vabbè, diciamo che insomma, la Casertana penso che sia prima con merito, perché come ho detto prima è una squadra forte che gioca anche bene a calcio e ci sono delle sorprese importanti che non stanno anche loro lì per caso. Poi sono convinto però che i valori reali alla lunga verranno fuori e ci sono squadre attrezzate, costruite per vincere come Benevento, come Lecce, come Foggia, che secondo me alla lunga verranno fuori. Grazie colleghi. Grazie a voi, arrivederci. Grazie.